Buongiorno a tutti, ciao a tutti ragazzi. L'anno scorso, subito dopo l'eliminazione in Europa League, quando il campionato non era ancora terminato, ma quasi, un articolo intitolato "7 motivi per cambiare Allegri". Voglio leggervi il settimo, perché io credo che il settimo sia il più grande punto da analizzare in questo momento. Il settimo motivo per cambiare Allegri, che andavo ad evidenziare l'anno scorso e che consideravo il più importante, era il rapporto con la squadra. Anzi, ve lo leggo. Il rapporto con la squadra, personalmente, è il punto più importante. Diversi giocatori sembrano scontenti della guida tecnica attuale, come confermato da più indiscrezioni giornalistiche. E se manca la fiducia alla base del rapporto, diventa tutto più complicato. Concludevo dicendo: questi sono ovviamente punti di vista soggettivi, non devono essere visti come verità assoluta, e ci mancherebbe altro. In ogni editoriale cerco di raccontare il mio modo di vedere il calcio da Juventus, sperando sempre di poter stimolare dialogo e discussioni costruttive. E purtroppo ad oggi non vedo futuro con Massimiliano Allegri. Questa è la parte che oggi devo rimangiarmi, e lo faccio molto molto volentieri, lo faccio con estrema gioia, perché il video che è circolato sui profili della Juventus, in cui Allegri poi entra nello spogliatoio al termine della partita, va a abbracciare singolarmente uno per uno i suoi ragazzi, è qualcosa di tosto, è qualcosa che ci racconta tanto di questa stagione, di questa squadra, di questo gruppo e del rapporto con l'allenatore. E se l'anno scorso è stato uno dei punti per cui ho criticato di più Allegri, quindi questa incapacità di creare il gruppo, di gestire il gruppo nel suo modo, e attenzione, ben prima della penalizzazione, perché qualcosa aveva iniziato a scricchiolare, ora devo per forza di cose invece fare il passo al contrario e lodare questa cosa, perché se l'anno scorso era colpa dell'allenatore, ora è merito dell'allenatore. Dal punto di vista del campo faccio fatica a individuare delle novità, delle modifiche, delle idee, delle cose fresche. Faccio veramente fatica. Però Allegri è sempre stato bravo, ha sempre avuto uno dei suoi punti di forza invece in quella roba lì, nella gestione del gruppo, cosa che era mancata negli anni precedenti. E secondo me non è un caso, non è una coincidenza che si passi anche dalla comunicazione. Ricorderete che l'anno scorso uno dei momenti più bui, secondo me, e che poi è andato a trasformarsi in quei brutti giorni che hanno portato a Monza-Juventus, col Monza che vinceva 1-0, era proprio perché l'allenatore stesso in conferenza stampa faceva determinati discorsi o addirittura rilasciava interviste che andavano sulle prime pagine dei giornali e contenevano determinati argomenti, e cioè: come faccio a mettere in piedi la squadra migliore se mi mancano quei giocatori? Quelli che ho invece a disposizione non sono come quegli altri. Bruttissimo messaggio da passare in un gruppo di uomini, in un gruppo di calciatori, in un gruppo di professionisti, perché è logico che ci siano dei calciatori più forti, altri meno, ma poi il gruppo deve essere messo tutto sullo stesso piano, perché sennò è un problema. E infatti l'anno scorso diversi giocatori davano l'impressione forse addirittura di giocare contro, magari la squadra addirittura ha giocato contro in determinati momenti, o il gruppo non era semplicemente così unito, così cementificato. Io credo che col senno di poi, quei mesi d'inferno relativi al più 10, meno 15, più 3, meno 6 e tutte quelle cose che sono successe extracampo, abbia contribuito a cementificare il gruppo. Ieri sera al termine della partita vi dicevo che il gol di Gatti su assist di Cambiaso va a confermare quanti uomini il calcio non servono. Serve la voglia, la grinta, l'unità di intenti, perché con tutto il bene che si può volere a Pogba, tutto il bene che si può volere a un campione come Di Maria, o con tutto il bene anche che si è potuto volere a uno come Paredes, ma questi giocatori sono arrivati e sono arrivati in pompa magna come acquisti di un certo tipo, e invece sono stati giocatori che sono venuti a farsi i loro interessi alla Juventus senza indossare con quella voglia che fanno vedere invece Gatti e Cambiaso la maglia della Juve, per arrivare a fare le loro cose. Acquisti voluti, certo, dalla dirigenza, certo, dall'allenatore,
E invece oggi, con dei nomi in meno, dei calciatori anche meno forti se vogliamo, perché tecnicamente credo che sia in dubbio questa cosa, la Juve rende meglio, la Juve gira meglio. E questo è il grande passo indietro che devo fare nei confronti di Massimiliano Allegri ad oggi. Io non ho questa volontà di avere sempre ragione, anzi, io sbaglio spesso e volentieri. E quando sbaglio sono pronto a fare un passo indietro. E ora vediamo fino a dove può arrivare Allegri, perché è un po' quello che dicevo anche nel post partita direttamente, cioè la mia idea di calcio mi fa dire che la Juventus così non possa continuare a raccogliere punti, eppure lo sta facendo. Mi sembra sempre troppo poco, mi sembra sempre alla fine della partita di poter fare sempre lo stesso post partita e dire: oh ragazzi, se è solo così prima o poi arriverà. A quanto pare no. E proprio perché non mi interessa avere ragione, vi dico semplicemente quello che penso. Perché in questo momento mi sembra quasi che la Juve stia capovolgendo il calcio, abbia creato una sorta di tasca metafisica del calcio, in cui è brava e fortunata a portarsi dalla sua parte tutti gli episodi. Perché queste partite sono fortemente episodiche. Se Osimhen non è in fuorigioco, se Szczesny non fa quella parata, se Gatti non ha spizza di testa, se... Pure gli episodi ce li stiamo portando tutti dalla nostra parte. Perché parlo di metafisica del calcio? Perché questa roba funziona se e solo se la Juve non va in svantaggio. Prima o poi arriverà la Juve andare in svantaggio? Sì, probabilmente sì. Questa roba funziona se e solo se gli altri non fanno gol. Prima o poi arriveranno a far gol gli altri? Sì, eppure oh, col Monza avevamo fatto gol, pure siamo stati lì, Non ci siamo arresi. E abbiamo fatto di più negli ultimi secondi che in tutto il secondo tempo per andare a far quel gol lì. Quindi che cosa vi devo dire? Questa roba sta funzionando, si sta dimostrando qualcosa di efficace con questo gruppo, con questo concetto, con questi giocatori che stanno andando tutti in quella direzione lì. E se posso dirvi la verità, è perlomeno emozionante, è una cosa che mi gasa, perché vedo che ci sono davvero dei giocatori che tengono a quello che stanno facendo, che era la mia grande richiesta di qualche partita fa. So che ad Allegri non posso chiedere determinate cose, perché non gli interessa, non vede il calcio in un modo tutto suo, forse anche superato, però queste cose qui le devi chiedere, di metterti insieme il gruppo, di far vedere che c'è quell'unità di intenti, quella voglia di raggiungere determinati obiettivi. E lasciamo stare che ci siano dei giocatori come Rabiot che parla di scudetto, Gatti che dice sì assolutamente sì, Danilo che dice ma no, in realtà io parlo del quarto posto. Ognuno qui sta facendo un'insalata mista di pensieri, di letture, e se ce li hanno dentro lo spogliatoio, dentro la Juventus, dei pensieri differenti, figuriamoci se non li possiamo avere noi tifosi. Ognuno racconta un po' quello che gli pare, ognuno racconta un po' quello che vuole, va benissimo così. Però vi devo dire una cosa: io non credo che la Juve possa vincere lo scudetto, e ve l'ho già ripetuto tantissime volte, però c'è quella parte più irrazionale di me che in questo momento sta lampeggiando. La parte più irrazionale di me è quella del tifoso, no? Perché qua, quando mi metto qua e voglio registrare, voglio cercare di analizzarle le cose nel modo più oggettivo possibile, però per me è quasi impossibile. Voglio farlo nel modo più oggettivo possibile, ma è quasi impossibile, perché si mischia il tutto con il fatto che amo questa squadra, amo questi colori, tifo per la Juventus, però ci provo. In questo momento la lampadina del tifoso, la lampadina dell'irrazionale, mi sta dicendo: ma pensi davvero che una squadra che vada a battere il Napoli campione d'Italia, il Milan che era anni che non battevi, 2 anni fa aveva vinto lo scudetto, hai battuto la Fiorentina, hai pareggiato con l'Inter, hai battuto la Lazio, hai pareggiato con l'Atalanta, ne hai persa solo una con il Sassuolo, dopo tanti anni che in questa sfida scontro diretto ti porti a più 12 dal Napoli campione d'Italia in 15 giornate, tu pensi davvero che non si possa parlare di scudetto? Pensi davvero che non si possa parlare di squadra che ha il dovere e il diritto di rimanere lì fino all'ultimo? Io ho sempre questa sensazione che la Juve a un certo punto possa prendere e sciogliersi. Però è quello che dicevo prima: un conto è la mia idea, un conto poi è quello che mostra il campo. Sarà una serie di coincidenze fortuite? Non lo so, ripeto, secondo me bisogna anche essere bravi a portarsele dalla propria parte determinate cose. Poi mi torna in mente il tweet che ha postato la Juve alle 7 e
14, 19 e 14, che è la frase scelta tramite l'app di Socios, di Socios Italia. Ne abbiamo parlato tra l'altro di Socios nel video della conferenza stampa pre-Juventus-Napoli, ed è una frase di Paolo Montero che è stata proiettata all'interno degli spogliatoi della Juventus. E la frase è tanto banale quanto scontata che poi ti fa dire quella roba lì irrazionale, invece no, deve diventare il pane quotidiano, per quanto uno possa dire, uno possa pensare, uno ai microfoni possa... Ve la voglio leggere, perché fa bene all'anima, secondo me, una frase del genere per il tifoso della Juventus in un giorno, in un momento come questo. Ed è: alla Juventus il risultato arriva prima di ogni altra cosa, l'obiettivo è quello di vincere, sempre. E Paolo Montero con questa frase ci racconta tanto, ci racconta tutto, secondo me, e ci fa capire che l'obiettivo quarto posto non, o primi quattro posti non può esistere. E ti fa capire che sì, probabilmente siamo meno attrezzati, sì, anzi, siamo meno belli degli altri, sì, ci manca mica il centesimo per far l'euro, ce ne mancano anche forse 20, 25, 30 centesimi per far l'euro. Ci sono tante cose che ti fanno dire che questa roba qui, questa Juve qui, queste prestazioni qui non possano essere roba da scudetto. Però anche il Calabrone ha una struttura alare che non gli permette di volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Mi sembra esattamente la stessa roba. E questa frase qui, di Montero, mi dà una carica, un'energia, sommata al fatto che finalmente il gruppo si è ritrovato. Finalmente lo spogliatoio è in mano all'allenatore, e da questo punto di vista credo che non ci possano essere discussioni. È l'unica cosa sulla quale secondo me si può essere tutti d'accordo. E ve ne dico un'altra: io credo che questi giocatori non stiano godendo di affrontare le partite così, eppure lo fanno. Io non credo che Chiesa, Vlahovic siano contenti di fare sta roba qui. Penso nemmeno Kostic, che in questo momento sta facendo un po' fatica. Credo nemmeno McKennie, che l'ha detto chiaro e tondo: mi piacerebbe essere ricordato per altre cose, non sempre dover difendere. Tanti giocatori secondo me non sono contenti di affrontare, di approcciare, di lavorare per avere questo output qui. Però lo fanno. Però lo fanno. E quando qualcuno mette da parte la propria concezione, la propria idea, per il bene superiore, per il bene della squadra, allora tutte quelle cose che abbiamo detto prima, la tecnica, la tattica, e le distanze, tutte queste cose che sono fondamentali nel calcio, non puoi prenderle e buttarle via, sono fondamentali, paradossalmente passano addirittura in secondo piano. Passano addirittura in secondo piano. Ed è assurdo, è per quello che vi sto dicendo c'è qualcosa di metafisico. Cioè qua siamo nell'iperuranio del calcio. Qui siamo al di là di ogni umana concezione. Sono cose che non puoi comprendere, non puoi capire, non c'è logica, non c'è analisi. Ecco perché a parlare ora è la parte irrazionale di me. È la parte irrazionale di me a dire che queste immagini finalmente hanno riacceso quella spia che mi fa dire: oh, ma queste serate qui, queste mattinate qui in cui ti svegliavi, sono quelle sensazioni di quando la Juve vinceva, di quando la Juve poteva competere, di quando la Juve faceva paura. Ecco, io adesso ve lo dico sinceramente: Juve-Napoli è il primo momento in cui ho pensato: cavolo, facciamo ancora paura. Non perché andiamo in campo e mettiamo le palle in faccia a chiunque andando a dominare, no, perché non siamo quella roba lì, non siamo una squadra che domina, non siamo una squadra, no, però siamo una squadra che ci crede. E a quanto pare in questa Serie A, in questo momento, con questo gruppo, con questi avversari, questa roba è più che sufficiente per arrivare dove, non lo so, perché poi la paura è capire quando si mollerà un pochettino, perché si mollerà un pochettino e lì farai fatica ad aggrapparti a qualcosa dal punto di vista tattico. E quindi l'all-in è tutto qui. L'all-in è tutto qui. Sperare che questa cosa possa continuare fino alla fine del campionato. Perché se questa roba qua continua fino alla fine del campionato, ma non vi parlo mica della solidità difensiva, di tattica, non vi sto dicendo niente. Se questo gruppo, questo cemento, questa colla non molla fino alla fine del campionato, mettete da parte tutto
tutto mettete da parte, che qua parliamo di qualcosa di diverso del calcio, qui parliamo quasi di psicologia, quasi di come tenere unito un gruppo di lavoro, quasi di un'azienda, davvero quasi di un'azienda. Poi sono convinto che non sia tutto rose e fiori, sono convinto che dentro lo spogliatoio ci siano tanti giocatori scontenti dello scarso minutaggio, tutte queste cose, perché quando uno gioca poco, ragazzi, c'è poco da fare, non è contento, è inutile. Quando uno gioca poco e si allena tanto, non sarà mai contento, non lo sarà mai. Quindi bisogna vedere fino a dove si dura. Ma finché si dura e fino a che ci sono delle serate del genere, quella parte lì irrazionale, almeno a me lampeggia, a me, e vorrei sapere la vostra parte irrazionale lì che fa così, e oppure no.